La polizia municipale ha restituito all'ANM la struttura di parcheggio di via Argine a Ponticelli che era stata temporaneamente adibita a deposito giudiziario a seguito di un'operazione congiunta con la prefettura. Sono stati rimossi motorini e motociclette sottoposti a sequestro, secondo le intese coi rappresentanti della municipalità e coi cittadini del quartiere. Rappresento il Comitato dei Cittadini di Ponticelli e voglio ringraziare l'assessore Clemente, tutto il suo staff che sono stati sempre gentilissimi, sono stati sempre disponibili in qualsiasi momento. Spero che questo percorso possa continuare anche per altri problemi che ci sono nel quartiere. Noi confidiamo nella disponibilità dell'assessore e del Comune di Napoli per far sì che questa periferia abbastanza abbandonata purtroppo possa rivivere un'era un poco diciamo più serena e si possano risolvere tutti i problemi, parecchi problemi che ci sono nel quartiere. La struttura, oggi interessata da interventi di riqualificazione e ammodernamento, sarà adibita alla sua funzione originaria di parcheggio, così come fortemente richiesto dalla cittadinanza. Non solo lo restituiamo, ma lo restituiamo più bello, più funzionale, restituiamo un impianto assolutamente all'avanguardia. È stata l'occasione di rendere agibile questo piano che nella precedente gestione non era agibile perché non era agibile la rampa. L'impianto sarà dotato di struttura tecnologica nuovissima, quindi sarà veramente un gioiello. Abbiamo dimostrato, come lo stiamo facendo per la funicolare, che anche a Napoli ci sono opere e lavori che hanno un inizio ed una fine certa. Il nostro impegno era del 28 febbraio, il 28 febbraio il parcheggio sarà di nuovo funzionale. Questa struttura per un periodo temporaneo di 4 mesi è stato un presidio fondamentale per consentire delle attività molto delicate di sequestro dei motorini in un'operazione di alto impatto coordinata dalla Prefettura di Napoli, ma oggi ritorna all'ANM, ritorna ai suoi cittadini, ritorna per garantire i diritti della cittadinanza, quale quella la possibilità di avere un parcheggio sicuro presso le proprie abitazioni. Abbiamo mantenuto il patto con la città e questa struttura non soltanto torna al quartiere di Ponticelli, ma torna più bella e potenziata.